settimana il venerdì dal sindaco è a Pomaretto, siamo nel luogo in cui la Valle Germanasca inizia, si diparte dalla Val Chisone, il comune è reso famoso dal vino Ramie, da questi vigneti così scoscesi e così affascinanti, ma anche Comune Fiorito che ha partecipato al concorso mondiale dei comuni fioriti. Di questo e di altro ci ha parlato il sindaco Danilo Breusa. Comune di Pomaretto, 1000 abitanti, due comunità religiose, la comunità valdese e la comunità cattolica. Ricordo, per la comunità valdese, dopo Torre Pellice, il secondo centro nelle valli valdesi, e quindi ha una connotazione molto importante, perché il nostro presidio ospedaliero che c'è sul territorio è nato grazie alla comunità valdese nel tempo. Una comunità che è basata sicuramente sul lavoro delle industrie in valle, industrie che ancora oggi ci sono. Certamente si sta cercando una nuova connotazione, che è una connotazione sempre legata a quello che è il lavoro industriale, ma portata un po' verso quel turismo, diciamo, leggero, turismo tranquillo, anche grazie all'enogastronomia. È una delle più importanti, appunto, questa peculiarità su questo vino di montagna, che possiamo veramente dire che è una viticoltura eroica, quella del Ramie, che, se pensiamo al 2009, avevamo due produttori, oggi siamo arrivati a 8 produttori. Non posso dimenticare Pomaretto e dal 2010 ha aderito a questa rete dei comuni fioriti italiani, e in questi anni abbiamo raggiunto dei bei obiettivi, ma più che obiettivi abbiamo fatto delle belle esperienze in Slovenia e in Canada, dove abbiamo così potuto raccogliere delle buone pratiche. Ma parliamo dell'associazionismo, che clima si respira in questo paese di 1000 abitanti? Ho sempre sostenuto che l'associazionismo e il volontariato sono la base fondamentale dei piccoli comuni, più di 10 associazioni che abbiamo sul nostro territorio, che veramente si operano in modo importante a fianco dell'amministrazione per realizzare quelle tante iniziative che non sono solo iniziative turistiche, sportivo-culturali, ma che si portano anche verso le attività sociali. Io non nascondo le varie attività che siamo riusciti a portare avanti, e uno di quelli che mi è sempre stato a cuore, e devo dire grazie alla città metropolitana, allora provincia di Torino, perché io avevo aderito già allora al famoso patto dei sindaci, e questo devo dire che ci ha portato ad ottenere anche dei notevoli finanziamenti e ci ha orientati sulle energie rinnovabili. Noi abbiamo produzione fotovoltaica per oltre 170 kW di picco, che quindi vuol dire che noi tutti i nostri edifici, tutta l'illuminazione pubblica viene prodotta col fotovoltaico, con lo scambio sul posto con la rete di distribuzione. Grazie al patto dei sindaci abbiamo un progetto in corso, che è quello legato all'avvio di una comunità energetica con una produzione di idroelettrico sul nostro acquedotto. Abbiamo poi, con un po' di fatica ma con fondi regionali, riuscito a trasformare il nostro impianto di teleriscaldamento, che viene utilizzato dagli edifici comunali, quindi la scuola, il municipio, scuola infanzia, scuola primaria, l'ospedale e più altri circa 50 alloggi e 7-8 attività commerciali, l'abbiamo trasformato in cippato di legno con la vera filiera corta sul territorio. Quanta passione ci vuole per fare il sindaco di Pomaretto, anche e soprattutto per difendere con le unghie i servizi in un comune di montagna? Beh, oggi è sempre più difficile, anche in un piccolo comune il sindaco diventa un manager, e io ho la fortuna che già a 18 anni, come si dice, con i pantaloncini corti, ho fatto 10 anni da assessore in comune, quindi quando sono rientrato nel 2009 mi trovavo ad avere già un'esperienza che oggi mi ha aiutato in questi 12 anni.
Pomaretto comune di lingua occitana, di lingua madre occitana, allora chiudiamo con un invito in occitano a venire a visitare Pomaretto. Allora, mi va invitato tutti a venire sia a Pumaré, perché è un paese tranquillo e ha de bella gente.